regolamenti, se tu non sei nell'ordine del giorno, alzi la voce, dici una parola che non c'entra, puoi essere interrotto, quindi la trappola era nel regolamento, potevi essere interrotto ogni momento se parlavo da comico, no, ho fatto un discorso sereno, ho detto che questa azienda è secondo me prima da vedere chi ha rubato, perché qui siamo oltre lo scandalo della Palma, quello che vi ho detto prima, i 14 miliardi dove sono? Lui dice che non sono 14 miliardi, saranno 13,8, va bene, sugli spiccioli. Ma c'è un mercato in queste cose qua, c'è il silenzio che costa, c'è l'assunzione, tu fai un crack finanziario in questa banca, io ti metto, ti promuovo, ti faccio presidente dell'ABI. Ora questa persona qua, io ci ho parlato una volta, non sa neanche cosa sia una banca. Qui abbiamo persone mediocri e poi mandano Profumo che è sotto processo per frode fiscale. Però ha portato le carte in procura, lui dice. Ma che carte di chi? 700.000 euro, lui che gira per le cassaforti. Profumo doveva aprire un'inchiesta, dire signori, qui ci sono degli ammacchi, chi li ha presi? Subito. Prendere il PD, portarlo qua, quelli che hanno gestito la fondazione sono quelli del PD, li porti tutti i segretari qua e gli fai delle domande precise. Non se n'era accorto ancora. Non se n'era accorto.